nascosto in Bella Vista. Non devo farmi vedere. Alla mia nave c'è un uomo chiamato Barlow. Parla con lui. Ormai è finita! Ah!
Alla mia ciurma offro libertà e dracme. Anche tu puoi averlo. Puoi avere una vita migliore di questa. Unisciti alla mia ciurma e vedrai.
Vai al porto. Parla con un uomo chiamato Barnaba e unisciti a noi. Questo è il giorno in cui riconquisti la libertà. Unisciti alla mia ciurma, adesso. Sto cercando marinai. I soldi non saranno più un problema. Ho bisogno di marinai come te. Vieni con noi.
morire. Sei forte. Ottimo. Prendi le tue cose. Ci vediamo alla mia nave. Se vuoi lavorare e sudare, con me avrai più soldi di quanti ne avrai mai qui. Prendi in mano il tuo destino. Salpa con la mia ciurma. Qualcuno forte come te può essermi utile. Vieni con me.
Perché sussurri? Shh. Se i soldati ci sentono, sono morta. Sei tu che lavori per Cira e i ribelli, vero Mistios? Per chi lavoro, non è affar tuo, straniera. Ti nascondono qualcosa, Mistios. Forse non sai veramente per chi lavori. Se sai qualcosa, sputa il rospo. Se i soldati mi vedono, mi uccideranno. Ci hanno già provato, Apollo lo sa. Vicino al mercato c'è una casa disabitata da anni. Entraci. Parleremo dopo. Strano. Cercherò la casa. Voglio sentire cosa ha da dire la mendicante. Ti distingui dalla massa, Alexios, felice di vederti. Davvero? Ho perso il controllo nella grotta, scusami. Prima mi lanci un coltello, poi te ne vai. Comincio a prenderla sul personale. Lo so, lo so. Sono stata orribile. Hai fatto tutta questa strada e io sono stata crudele. Beh, non sei stata la prima. E non sarai l'ultima. I Deliani sono gentili. O almeno lo eravamo, prima di lui. Podarce. Quell'uomo mi dà la caccia da una vita intera. Podarce e gli altri come lui vogliono uccidere me e la mia famiglia. Ha giustiziato la mia famiglia quando ero piccola. Ho vissuto per strada. Sono stata cresciuta da cacciatori, rinnegati e mercenari come te. Ora sono la mia famiglia. E un giorno trafiggerò il suo cuore nero. Lo trafiggerò con una freccia per ogni famiglia di Delo che ha distrutto. È ora di trasformare il predatore in una preda. E come superiamo le sue guardie? I soldati hanno bisogno di due cose. Una spada in mano e cibo nello stomaco. Facciamoglieli mancare e li avremo in pugno. Secondo i ricognitori, le scorte e le armi di Podarce sono alle vecchie rovine sull'isola di Delo. Andrò a Delo, troverò le scorte e le distruggerò. Torna da me quando le scorte di Podarce saranno distrutte. Meglio stare nascosti. Rosso!
peace. La verità. Ha! Ma cosa è pisa? Io tu. Una nave? Un'ottima. Cerco una ciurma. Ci stai? Saranno felici di trovarmi qui. Meglio fare silenzio. Avvinatone, Steve. La casa è disabitata. Deve essere il posto giusto. Posso aiutarti? Giornata, Mistios. Una nota. È un avvertimento di Podarce. Comprava il silenzio di questa donna. Perché?
orme insanguinate, di un bambino. Deve essersi nascosto in quel baule. Questa donna fu uccisa e abbandonata senza dignità. Una lancia ateniese le trapassò le costole. Bambole di legno, madre e figlia. Una ha la lettera M intagliata, l'altra la lettera C. Qui non c'è nient'altro. Devo parlare con quella strana donna. Cosa hai trovato, Mistios? Un corpo, una donna, uccisa da una lancia ateniese. È tutto? C'era una lettera di Podarce. Dice che se lei parlerà, le ucciderà entrambe. Entrambe. Perché uccidere una bambina? A meno che non sia sua. Shh! Potrebbero sentirti! Ora dimmi, piano, cosa hai scoperto? Le bambole, con le lettere C ed M. M sta per madre. Mi chiedevi per chi lavorassi. La bambola con la lettera C. La bambina era Cira. Sì, sì, il che significa? Per gli dèi! Podarce è il padre di Cira! Arguto, Mistios, davvero molto arguto! Cira deve saperlo! Non ti crederà mai, mai! Ha sempre dato la caccia all'uomo che fece uccidere sua madre dagli ateniesi davanti ai suoi occhi terrorizzati! Ma gli dèi risparmiarono la piccola Cira, lei fuggì! Come puoi sapere tutto questo? Io ero lì, Mistios, proteggevo la piccola! Gli ateniesi erano così impegnati a cercare di uccidere me che Cira sfuggì alle loro lame! Eri coinvolta in questa storia? Otonia era il mio nome. Ero una serva di Podarce. Cosa? La madre di Cira veniva da Podarce notte dopo notte. La piccola voleva incontrare suo padre. Podarce mi costringeva a mandarla via, ma lei continuava a venire. Allora fu incaricata di portarle una nota. L'avvertimento? Non si arrese. Podarce mi inviò di nuovo da lei, stavolta insieme a dei soldati ateniesi. Cira deve sapere che Podarce è suo padre. Ma non le parlerò finché non avrò le prove. La donna venne a casa di Podarce una notte e mi implorò di darle la bambola che Cira fece per lui. Se ce l'ha Podarce, l'avrà tenuta da qualche parte. Solo gli dèi lo sanno. Troverò quella bambola. Ora sai per chi lavori, Mistios. Anche i ribelli dovrebbero saperlo. Nascosto quella bambola da qualche parte in casa sua. La troverò. Mykonos è molto più movimentata di Cefalonia. A Marco piacerebbe.
Ecco la bambola. Dove sarà finito? Posso offrirti una vita migliore. Frecce arrivano da là. Niente. Ho di nuovo immaginato. Aspetta che ti prenda! Usciti a me e avrai la libertà. Non c'è nulla. Unisciti alla mia ciurma.
C'è un marinaio in te, proprio come me. Fermati dove sei! Presto salperò. Mi piacerebbe che venissi con me. Presto salteremo. Puoi unirti a noi se vuoi. Salpa con me e le dracme non ti mancheranno.
Parti con me e dimentica questa vita. Puoi avere una vita migliore di questa. Unisciti alla mia ciurma e vedrai.
Salpa con me e le dracme non ti mancheranno. Thank you.
Qualcuno non ha badato a spese. Vai al porto. Parla con un uomo chiamato Barnaba e unisciti a noi. Presto salteremo. Puoi unirti a noi se vuoi. Podarci ha conservato la bambola che Cira fece per lui. Vi incise la lettera P. P di padre. Thank you.
Ho una nave? Un'ottima nave. Cerco una ciurma. Ci stai? Thank you.